Martedì 19 novembre, benvenuti a un nuovo appuntamento con Milano News, con una nuova puntata di Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, oggi è martedì. Martedì è Focus Periferie, quindi diamo il benvenuto a Walter Piumina, consulta Periferie Milano. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati. Oggi giornata uggiosa, ma... giornata uggiosa post Milano Storytelling Awards, quindi scusate se sono un po' lento nel ripartire. Speriamo che la giornata di domenica è stata abbastanza impegnativa per tutti. Ringrazio ancora i ragazzi e le ragazze della regia e della redazione, tutta la parte tecnica, degli autori, di tutti quanti i volontari e i soci della nostra associazione. Quest'oggi appunto diciamo Periferie, chi ci ha portato come ospite quest'oggi? Ci risvegliamo un pochettino e quindi abbiamo oggi gradita ospite, ma proprio compagna di viaggio, Paola Barsocchi, che è presidente dell'associazione Amici dell'oratorio di San Protaso a Lorenteggio, una denominazione piuttosto lunga, conosciuta anche come Gesetta dell'Userte, che la troviamo sul parterre di via Lorenteggio. Famosissima, un posto storico di Milano, una chiesetta che insomma ha avuto anche vita non facile, veramente c'è da credere nei miracoli, da vederla ancora lì in piedi, giusto? Esatto, infatti ha rischiato nella storia, nei secoli, diverse volte di essere abbattuta, e l'ultima volta per i lavori della metropolitana, però il nostro intervento tempestivo ha fatto mettere il vincolo dalla soprintendente e il cantiere è stato spostato. Ero presente al passaggio delle TBM primavera scorsa per essere certa che non ci fossero problemi insieme agli ingegneri di M4, è andata tutto a posto, non è crollata. No, questo è bello proprio per già capire come un comitato come il vostro, cioè un'associazione come la vostra, può appunto aiutare, anzi a fare meglio l'opera milanese, quindi insomma sicuramente sarà fantastico quando con questa M4 arriveremo all'Inate in un attimo, quando potremo muoverci la nostra città in maniera veloce, ma farlo senza provocare danni, senza dover rinunciare a un'opera così importante come quella della Gesa di Luzerte, insomma un punto davvero importante. Cosa fa l'associazione Amici della Chiesetta di San Protaso a Lorenteggio? Allora, noi abbiamo come obiettivo quello di far conoscere naturalmente la nostra chiesetta, ma negli ultimi anni ci siamo anche dati un altro obiettivo, quello di valorizzare le periferie con offrendo appunto alla popolazione del quartiere concerti, mostre, presentazioni di libri, tutto quanto quello che poteva essere, diciamo, qualcosa di culturale interessante sotto casa, senza bisogno di andare ogni volta al castello piuttosto che al Duomo o al Conservatorio. E abbiamo, devo dire, ospitato anche delle eccellenze, soprattutto nel campo della musica. Questo, come Walter, è ennesima testimonianza di quello che diciamo mai appunto da 80, quante puntate? 89esima puntata oggi. Quindi, lo diciamo ormai da quasi 90 volte, che la cultura non è da portare in periferia, perché la cultura c'è già in periferia, vive e lotta insieme a noi senza problemi, no? Come si potrebbe dire, giusto? Il problema è che lotta, ma no, questo qui è il tema. Allora, noi veniamo da l'undicesima convenzione delle periferie, che ha messo come temi le università abitano la città, perché sicuramente sono dei luoghi di cultura, ma le università oggi cominciano ad aprirsi al territorio, avere un'attenzione verso il territorio non casuale, ma diciamo così programmatica. Poi dal punto di vista dell'operatività, che cosa vuol dire questo? Il passo non è brevissimo, ma sicuramente le realtà che sono sul territorio possono aiutare le università a insediarsi sul territorio, perché fino adesso le università, ma come in generale, vivono il territorio e della periferia in particolare. Teniamo conto che il territorio della periferia è su per giù il 75% della nostra città, e nel 75% della nostra città vivono all'incirca il 65% dei residenti di questo 1.400.000 abitanti che adesso abbiamo superato. Vuol dire che ci sono 900.000 persone che in quella che è indicata normalmente come la periferia, cioè l'esterno della cerchia della 90-91, abitano appunto circa 900.000 persone. Questo qui è il dato fondamentale. Allora, il tema è
noi dobbiamo avere attenzione a queste 900.000 persone. Per cui ribaltiamo un po' l'ordine dei fattori. Normalmente uno promuove un'iniziativa. Sì. Ecco, il tema per noi è: ma queste 900.000 persone che sono sul territorio periferico, che tipo di opportunità hanno e che tipo di conoscenza possono avere di ciò che accade sul territorio, perché ciò che accade sul territorio è tanto. Questo è stato uno dei punti della convenzione. Sicuramente chi sta dalle parti dell'Aventeggio, della Gesa di Luserte, ne ha tante di opportunità, perché insomma voi davvero fate tantissime attività. Sì, esatto, noi facciamo molte cose, però il problema che abbiamo riscontrato è quello di riuscire ad arrivare a comunicarlo a tutti. Ah. Questo purtroppo è il nostro problema. Come state cercando appunto di risolvere questa tematica, o comunque quali sono i trucchi che magari avete adottato? Ma abbiamo acquisito ormai una mailing list abbastanza corposa, man mano che le persone vengono a visitare la nostra chiesetta, anche solamente per un attimo, intanto che aspettano l'autobus che passa lì in fianco. Poi abbiamo una pagina Facebook, quella lì insomma aiuta molto anche a condividere e a diffondere le notizie. E qualche volta, se abbiamo degli eventi che vengono proposti tramite il consiglio di zona, quindi con il loro patrocinio, abbiamo anche un'ulteriore divulgazione di questi eventi, però questo succede abbastanza di rado. La maggior parte degli eventi o col passaparola o le locandine sparse nei negozi. Insomma, che questo è uno di quei temi che spesso andiamo a toccare e che vediamo che un po' ogni associazione, ogni realtà trova la sua modalità per arrabattarsi in qualche maniera, ma appunto, come diceva lei, tante le mail che abbiamo, tante persone, ma comunque poi alla fine è passaparola, è riuscire ad andare dal negoziante a farsi fare, mettere la locandina fuori, insomma è sempre comunque un doversi arrabattare in qualche maniera. Sì, nel mondo della comunicazione la logica è il fai da te, che no? Per cui ognuno cerca un pochettino di costruire la propria realtà, ma esattamente questo è il tema, cioè manca una visione sistemica d'insieme. Per cui il tema della promozione delle periferie, delle iniziative che sono nelle periferie, è un annuncio fatto e ci sono anche delle risorse dedicate, ma poi manca la strumentazione normalissima per diffondere tutto questo impegno che c'è sul territorio da parte di molti, che possa raggiungere teoricamente tutti, o comunque che possa essere strumentata in maniera tale che tutti quanti possano accedere, poi scelgono liberamente se partecipare oppure no, ma questo qui è il punto di snodo. Quindi il Comune di Milano, che cerca di essere attento al territorio, ha questo ruolo importante, questa possibilità importante di dare finalmente una modalità di comunicazione maggiormente estesa e diffusa alla città, utilizzando a costo zero, e sarà uno dei temi che abbiamo già ripreso ma svilupperemo nell'ambito dell'iniziativa Milano Partecipa dei prossimi 22 e 24 novembre, promossa appunto dal Comune di Milano e da Fondazione Cariplo. Uno dei temi che svilupperemo venerdì sera alle 21 al Circolo Perini, Fondazione Carlo Perini di Quarto Giaro in via Aldini 72, è esattamente quello, cioè tante iniziative sul territorio, ma come c'è un progetto comunicazione? Perché se non c'è un progetto comunicazione, tutte queste iniziative che vengono fatte poi si rivolgono a una cerchia ristretta. Nel momento in cui Milano cambia, si parla di nuovi milanesi, come fanno questi nuovi milanesi a venire in contatto? A parte che non riescono nemmeno i vecchi milanesi, ma figuriamoci nuovi. E quindi tutta una serie di opportunità, perché stiamo parlando... Che peraltro mi viene anche, proprio, scusami se ti interrompo, prego, prego. Quando mi parli di nuovi milanesi, che abbiamo avuto l'esempio, non so, Figino che ci raccontava, come dei nuovi milanesi arrivano e giustamente poi forse anche contagiati dal resto della città, fanno cose spesso e volentieri, e quindi si trovano anche loro con la difficoltà magari di fare cose come le fa magari già qualcun altro, che sarebbe più bello se invece si mettessero insieme a farle insieme, fare cose contemporanee con altri, quindi eventi che avvengono insieme, proprio perché manca una sinergia della comunicazione. Ma io, ecco, io almeno quella che è la nostra ormai quindicennale esperienza sul tema, guardando le periferie in una logica cittadina, quindi sistemica, non di rete e nemmeno tra virgolette, lasciateci dire, di quartieri, perché proprio a Figino
il 13 di novembre scorso abbiamo ripreso coincidevano proprio le date 13 novembre 2003 e 13 novembre 2019, 16 anni dopo abbiamo ripreso il tema della cultura nelle periferie, che allora avevamo affrontato con la partecipazione dell'allora assessore alla cultura Salvatore Carruba. E il titolo era Cultura nei quartieri c'è. A una domanda avevamo detto c'è una risposta, infatti lì era stata proposta la cultura dei quartieri, quindi tutta una serie di centri culturali dell'Ovest di Milano si erano presentati proponendo le loro produzioni editoriali, proprio come in questo caso Paola ci sta facendo vedere, perché poi ci sono tante cose. Allora, il tema dei quartieri l'avevamo già affrontato 16 anni fa, ma due anni dopo abbiamo capito che parlare dei quartieri di Rete dell'Ovest non era adeguato nella situazione di periferia. Potrà andare bene in centro, non lo sappiamo, ma in periferia non funziona così, perché normalmente che cosa accade? Si dice si fa qualcosa in periferia, si segnala, quindi si dice si fanno cose in periferia, ma il problema reale è che la periferia è costituita da oltre 110 tra antichi borghi e nuovi quartieri. Solo periferia. Allora, è da lì che bisogna partire, altrimenti allo storytelling, dove uno dice vedete sono andato anche in periferia perché ho fatto 4-5 iniziative in qualche quartiere, che va benissimo. Va bene, anche se poi problema... che invece Mattino ha notato un attimo la polemica, è vero, ci sono tantissime manifestazioni che toccano, no, le periferie, portano degli eventi in periferia, poi poi sa perché l'evento clou non è mai però in periferia. Ma questo... scusa Ivate se ci tengo a sottolineare questa cosa. Va bene, okay. Ma nel senso che noi siamo... Oppure chi dice vado in periferia e vai in stazione centrale. Cioè, quindi anche lì mi viene a dire, no, avete un'idea di periferia un po' strana. Allora, cioè, adesso estremizzi il concetto naturalmente, ma per noi il tema non è quello, perché nessuno mette in discussione né il Teatro La Scala, né il Duomo di Milano, nella Galleria. Che sta vedendo bene, nel senso che è giusto che stia lì La Scala. Sarebbe. L'unico problema è che ai milanesi e ai turisti, no, quindi anche agli stranieri, non vengono proposte tutta una serie di ricchezze che a Milano ci sono e sono esattamente in quel territorio di periferia. Periferia che cos'è? Non è desolazione e degrado. Basta prendere proprio l'esempio della chiesa di Duserto, vabbè, allora, che sarà collegata col centro in un attimo, poi con la M4 ad esempio. Ma certamente. Allora, cioè, periferia di San Babila, verrebbe da dire. Allora, periferia è legato un pochettino alla distanza e alla dimenticanza, che lo diciamo, siccome adesso è andato in voga il cavallo di Leonardo e quindi è una cartina di tornasole da questo punto di vista. Per vent'anni, 1999 era stato collocato nella sala nello piazzale dell'ippodromo e è stato dimenticato per vent'anni. Cioè, una cosa che tutti dicono, ah, ma che bella, eccetera, poi se è stata fatta sui disegni di Leonardo o cose, questa è una questione tecnica, artistica, ma per dire un bene che è stato dimenticato. Ecco, di questi beni ce ne sono altri 100, magari piccoli, grandi, ma che possono essere il catalizzatore, il punto di riferimento per ciascun quartiere. Allora bisogna comunicare. Cosa deve fare il Comune di Milano? Per esempio mettere a disposizione dei piccoli spazi, dei muri, dove? Nei mercati comunali coperti e sotto, dato che stiamo parlando anche della M4, sì. Quando faranno la M4 ricordatevi di mettere uno spazietto, un muro, che ce ne sono tantissimi liberi, ma uno dedicato, no? A poter affiggere le locandine per gli incontri che fa l'associazione qui presente e le altre 400 realtà associative che promuovono cose, centri culturali, teatri e anche le biblioteche comunali. Perché le biblioteche comunali, a parte la propria mailing list, poi non hanno una modalità territoriale di promuovere. Potrebbe essere in un mercato comunale, ma anche in un supermercato, in un negozio, ma certamente anche sotto la fermata della metropolitana. Le persone escono, ci cadono dentro nell'informazione, altrimenti devono andare a ricercare. Se noi vogliamo favorire chi si impegna, che è proficuo per gli altri, dobbiamo favorire la comunicazione. Quindi il Comune di Milano deve fare solamente questo: mettere due muri per tre che ci sono già e dire regolamentiamo la fissione. Naturalmente uno non può andare tramite i municipi, per cui uno si accredita per esempio i municipi, ma di questo parleremo esattamente venerdì
22 alle ore 21 in via Aldini a Quartoggiare, al circolo, alla Fondazione Carlo Perini, più nota come Circolo Perini. Paolo, se non ti conoscessi penserei che ti sei data all'editoria, vedendo tutti i libri che ci hai portato, perché oltre alle attività, oltre alle manifestazioni che fate, oltre alla divulgazione, diciamo, in loco che fate, la fate anche attraverso tanti libri, giusto? Esatto, purtroppo anche qui mi sono decisa qualche anno fa di scrivere un libro sulla chiesina di San Protaso, perché non esisteva in giro nulla. Chiesi all'epoca a un editore abbastanza presente sul territorio se poteva farne l'edizione. Mi è stato risposto: è una cosa troppo di nicchia. Va bene, l'ho fatto pubblicare a spese dell'associazione. Poi mi sono resa conto che anche una chiesa che era più importante, tipo quella di San Cristoforo, non era conosciuta se non con notizie vaghe, se non con notizie vaghe, tante volte anche sbagliate. E allora ho chiesto sempre a questo editore se poteva produrre questo libro. E no, ma è di nicchia. Dico: no, di San Cristoforo non mi puoi dire che è una cosa di nicchia. Che se continuiamo a far vedere solamente il Duomo, la Scala e il Castello Sforzesco, la gente pensa che a Milano ci sia solo quello, e anche la gente che vive a Milano nelle periferie non si rende conto di che gioiellini ha nel proprio territorio. E quindi è venuto fuori San Cristoforo, è venuto fuori il borgo che è sorto intorno a San Cristoforo, con le varie ex cascine, ex fabbriche. Quando vanno avanti gli anni si dà anche il peso della cultura. Di peso. Perché, infatti, vuol dire che insomma, sempre più notizie da trovare. E la Barona, che anche questo è un... Bellissimo, borgo di San Cristoforo su Naviglio Grande, dall'antico borgo medievale alla movida dei giorni nostri. Quindi, insomma, davvero interessanti. E la Barona. La Barona. Il quartiere che un tempo era enorme, comprendeva diversi attuali quartieri, che comprendeva tra l'altro anche San Cristoforo. Anche qui è interessante il quartiere tra i due navigli, perché effettivamente la Barona è proprio... Era uno spicchio tra i due navigli. Ma sotto nicchia allora? Per gli editori sì. Però ci sono dentro notizie che potrebbero essere benissimo sull'enciclopedia Treccani. Infatti il pubblico che le legge non è per niente di nicchia, no, da dire, no. Giusto? Torniamo però a parlare, appunto, oggi la protagonista è la chiesa di Busert. Perché, ricordiamo, magari l'abbiamo dato per scontato, perché è così importante? È importante perché ha 1000 anni ed è l'ultima cosa rimasta del quartiere a testimoniare la sua storia. All'interno ci sono degli affreschi piuttosto importanti, appunto medievali, che risalgono tra il 1000 e il 1100, ormai rarissimi da trovare. E poi ha una lunga storia, perché di lì c'è passato il Barbarossa, c'è passato Napoleone, andavano i carbonari a complottare durante i periodi di sommossa, i partigiani anche durante l'ultima guerra, quindi ne ha visti di tutti i colori. È più antica del nostro Duomo, quindi... gli fa concorrenza, insomma. E illustri, appunto, anche ospiti l'hanno, esatto, appunto usata per i loro vari scopi. Cioè, Napoleone, ormai, vabbè, quello comunque passeggiato ovunque, quindi non è quello. Assieme a Garibaldi. È inflazionato, infatti, quello è inflazionato. Tra lui e Garibaldi si capisce che dei due è proprio inflazionato. Però, appunto, tanti altri si sono mossi molto. I grandi viaggiatori, va bene a dire. Famosa proprio, dicevi, Barbarossa. Barbarossa, che è stato il primo che la voleva distruggere. E non c'è riuscito, e l'ultimo rischio appunto per i lavori della metropolitana. Nel frattempo altri tentativi per l'allargamento della strada, parliamo appunto quando questi vari comuni periferici sono stati inglobati nel comune di Milano, quindi la città si allargava, aveva bisogno anche di strade più ampie per favorire il traffico. So che a te una cosa che ti ha colpito tanto è proprio il fatto che non esistesse una storia intorno, cioè tu hai tanti documenti che parlano della chiesetta, ma nessuno mai l'aveva raccolti, e soprattutto non c'erano i vincoli, non c'erano, c'era lasciata lì questa chiesetta. Era, lasciata, era, tanto, era proprio c'era. dimenticata in tutti i sensi. Mi sembrava giusto dare il suo giusto riconoscimento, quindi cominciando ad andare a scartabellare nelle varie biblioteche, archivi eccetera, ho trovato abbastanza materiale per appunto ricostruire tutta la sua storia di 1000 anni e quindi poi raccogliere in un librettino in modo che rimanga anche alle popolazioni successive. Infatti una cosa che facciamo è promuovere questa cosa fin dalle scuole materne che ci sono nel territorio. Vengono i bimbi a fare una visita per la loro uscita di primavera e vengono a visitare la chiesina, interessatissimi,
perché ci passano davanti sempre e quando sbarcano la soglia e vedono com'è dentro, bello, rimangono meravigliati già i piccolini, sì sì. Infatti sicuramente questa è un'azione molto interessante, quella appunto di far conoscere per primi a chi vive nei quartieri le bellezze dei propri territori, no? Dice sempre, no, che i milanesi non conoscono Milano, allora cominciamo a fargli conoscere ciò che hanno sotto casa e i gioielli che hanno sotto casa. Parlavi di libri, so che fra qualche giorno avete una presentazione di un libro con il nostro carissimo amico proprio nella chiesetta, giusto? Esatto, il 30 di novembre alle ore 16 presenteremo il libro di Andrea Cherchi, Semplicemente Milano, che è un libro che raccoglie tutte le fotografie che lui scatta dall'elicottero, dalle cime dei grattacieli, ovunque gli capita. Ci siamo anche noi, c'è una foto fatta in questo studio su quel libro. Esatto, anche. Sì. E quindi lo ospitiamo volentieri perché è un libro che anche questo merita di essere conosciuto, perché ha tante immagini di luoghi che magari noi non avremo mai la possibilità di vedere, oppure ci passiamo davanti tutti i giorni e non li notiamo. Quindi è importante anche mettere l'accento su questi luoghi. Ricordiamo quindi quando è? Sarà il 30 di novembre, sabato, giusto? Sabato alle ore 16 presso la chiesina di San Protaso, naturalmente. Perfetto, avete definito anche interessante, la chiesina dello spartitraffico. Esatto, perché vi sfido a trovarne un altro in questa posizione. E ci sarà anche un intervento musicale, naturalmente. Conosciamo quella della rotonda, adesso è rimasta la chiesetta della rotonda, diciamoci l'asco. Quella San Biagio. Della rotonda, sanno. Ma dello spartitraffico ci mancava, effettivamente. Esatto. Noi milanesi siamo sempre, diciamo, anche in queste grandi imprese. Walter, parlando di appuntamenti, il weekend che arriva è un weekend importante, abbiamo parlato appunto di Milano Partecipa, tanti appuntamenti firmati Consulta Periferia Milano. No, coprodotti, diciamo, Consulta, sì. Periferia Milano, e, diciamo che cerca friends, di mettere a sistema le cose, esattamente, tanti friends che partecipano a Consulta Periferia Milano. Ma direi che quello che accennava Paola, e cioè i ragazzini che vanno nelle scuole, cominciano a conoscere le cose, è esattamente il punto di partenza. Un punto di partenza se noi non conosciamo, perché tutti questi luoghi non è che sono dei sepolcri imbiancati, uno va e una cosa lì, no, c'è sempre animazione, c'è gente che vive, che anima, quindi al di là, no, oltre una rilevanza storica, ma hanno anche una dinamica attuale, perché appunto come nella chiesetta ci sono, c'è un'associazione che fa vivere la chiesetta, che anima e che quindi è un punto di riferimento per il quartiere, così accade anche negli altri quartieri. Allora, prossimo weekend, chiamiamolo così, sì. Tre appuntamenti, uno in particolare verrà ripreso alle ore 15 a Turro, all'Istituto Superiore di Mediazione Culturale CIELS di Milano, in via Adelaide Bono Cairoli. Tutti questi appuntamenti li potete trovare anche sulla piattaforma di Milano Partecipa, e quindi vi consigliano di iscriversi, e quindi iscrivetevi a questi appuntamenti, anche agli altri che ci sono, perché ce ne sono circa sono gratuiti, ma meglio registrarsi. Ce ne sono tra venerdì e domenica, ci sono una sessantina di appuntamenti interessanti, e quindi vi invitiamo a guardare questo il sito. Ecco, per cui qui focalizzeremo, faremo una proposta su cui abbiamo già lavorato recentemente, appunto con l'undicesima convenzione delle periferie, in particolare nella riunione che abbiamo fatto in Confcommercio, e quindi presenteremo la proposta articolata di Periferia Art, cioè per andare a conoscere gli oltre 110 antichi borghi e nuovi quartieri della periferia milanese, e quindi faremo anche una proposta, perché come si fa poi a conoscere e non passare davanti, quindi proporremo un calendario che ogni mese, probabilmente il terzo weekend, il terzo fine settimana di ogni mese, raccoglierà tutte le disponibilità di chi è presente sul territorio e offre la possibilità di essere visitato, ma nello stesso tempo di essere conosciuto. Partirà la prossima primavera, ma venerdì alle ore 15 faremo proprio un focus, e quindi invitiamo tutti coloro che sono di associazioni che hanno a cuore il proprio territorio, perché questo qui vuole essere un'iniziativa cittadina che possa avere un volano, come la prima domenica è dedicata ai musei aperti, così
il terzo fine settimana di ogni mese potrebbe essere dedicato, noi auspichiamo che venga dedicato proprio a tutte queste realtà che ci sono sul territorio, beni culturali compresi, perché ricordiamo ci sono tantissimi beni culturali, basti ricordare la Certosa di Milano in Garegnano, ma giusto per dirne una, e poi ci sono anche delle cose più, più piccole, però non per questo di minor valore. Ecco, questo è l'apporto che i 110 borghi e quartieri possono dare alla città, e nello stesso tempo anche alla città l'apporto che può dare i 110 borghi e quartieri, senza dimenticarne nessuno, perché questo qui è il tema di partenza: vedere Milano dalle periferie. Sui temi anche della partecipazione, ricordo l'appuntamento, sarà possibile seguirlo via Facebook, una Ranfi non stop da questo punto di vista, che andrà tra le 16 e le 18, dove metteremo a tema tutta una serie di appunto aspetti di quella che è la partecipazione, auspicata partecipazione, ma ne poniamo, va bene, ma come la facciamo questa partecipazione? Come è strumentata, come è strutturata questa partecipazione? Altrimenti, come diceva Paola prima, è lasciata al fai da te. Questo è il bivio: o noi diamo la possibilità di costruire una piattaforma dove tutti quanti si possono, cittadina, dove tutti quanti possono avvalere e arricchire, altrimenti sono parole al vento e al fai da te, e la periferia è la prima che non ci guadagna, malgrado le buone intenzioni. Ricordiamo i tre appuntamenti. Venerdì, sono venerdì alle ore 15 a Turro presso il CIES, e quindi si parlerà di aspetti artistici degli antichi borghi e nuovi quartieri della periferia milanese. Alle 21, sempre venerdì 22, saremo invece a Quarto Giaro, alla Fondazione Carlo Perini, in via Aldini 72, dove parleremo di come proporre e pubblicizzare le iniziative, e quindi faremo una proposta abbastanza strutturata, semplice ma strutturata. E dopodiché invece il sabato dalle 15 alle 18 via web la trasmissione qui a Milano All News, proprio sui temi della tweet o progettazione partecipata. Ecco, questa perché è un po' la logica, siccome questa iniziativa ha una sottolineatura sull'aspetto politico, siccome oggi la politica si fa molto con i tweet, ma noi pensiamo che debba essere fatta anche con la progettazione partecipata, proprio valorizzando tutti coloro che si impegnano nella città e anche trovando delle risorse nascoste che saltano fuori. Quando c'è qualcosa, poi le persone vengono. Va bene, allora siamo in chiusura. Paola, io ti ringrazio tantissimo per essere con noi. Ricordaci dove possiamo trovare tutte le informazioni sugli amici della chiesetta di San Protaso al Lorenteggio. C'è un vostro. Abbiamo un sito. Sì. Dove appunto ci sono gli aggiornamenti anche degli eventi che facciamo, e il numero di telefono e indirizzo email per i contatti, per poterci richiedere o una visita o un'apertura straordinaria, o di poter partecipare per qualche evento particolare, chiedendoci degli spazi espositivi piuttosto che per musica, eccetera. Ricordiamo che il prossimo evento è il 30 di novembre, la presentazione del libro di Andrea Cherchi, esatto. Semplicemente Milano, giusto? Esatto. Quindi basta venire lì appunto alle ore 16. Alle ore 16. Perfetto, sabato 30 novembre. Dato che siamo la più piccola chiesa di Milano, gli spazi sono ridotti, se ci tenete ad entrare, quindi cercate di venire per tempo, perché sicuramente per Andrea Cherchi ci sarà la folla. Infatti, va bene. Sì, Cherchi è sempre folla, conosce lui, quindi lo sappiamo e siamo ben contenti che faccia questo tour. L'ultimo poi avviso di finale che abbiamo lanciato, sì, appunto agli Storytelling Awards. Sì, infatti, perché lei parlava prima dei famosi borghi che si sono uniti, eccetera, eccetera, 1923. Eccetera. Allora, siamo all'orizzonte del 2023, 100 anni prima, nel 1923 invece, gli antichi comuni milanesi che circondavano Milano furono aggregati. Ecco, abbiamo lanciato Consulta Periferia Milano, Milano News e altri, un comitato promotore proprio per non far perdere questa occasione del centenario, proprio per valorizzare
a partire dagli antichi comuni, ma anche borghi e quartieri della periferia milanese, e quindi vi invitiamo tutti a essere attenti a questa iniziativa, ma a essere protagonisti di questa iniziativa, proprio perché vuole valorizzare ogni borgo. Perfetto, allora io davvero, Walter, ti ringrazio tantissimo anche oggi per la puntata, grazie mille Paola per quello che ci hai portato, e davvero cercate, andate a visitare la chiesetta di San Protaso Lorenteggio e cercate i libri perché sono davvero interessanti. Io davvero ringrazio tutti e due e ci si vede per le prossime puntate, va bene? Noi ci vediamo sabato. Noi ci vediamo sabato pomeriggio qui alle ore 15 a Milano News per questa non stop, chiamiamola prima, breve non stop, dai, non è così lunga. Sul tema della non è una maratona perché non abbiamo il fisico. Infatti, siamo nello sprint finale. Grazie mille Walter, grazie anche a voi che ci avete seguito, l'appuntamento torna domani, sempre qui su Milano O News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.